Claudio, siamo qua questa sera per un incontro voluto, fortemente voluto dall'amministrazione per fare chiarezza su quella che è la situazione dell'ex casa di riposo. In quanto rappresentante della parrocchia, cosa è stato e cosa che ha portato a tutto questo, quindi al debito che ha sul groppone la parrocchia? Sì, questa benemerita istituzione nata per la generosità di tanti fornesi si è trovata in difficoltà per la necessità di ristrutturare l'edificio secondo le nuove regole ASL, e questo richiedeva un intervento economico che la parrocchia non è stata in grado in quel momento di affrontare. Il tentativo per salvare la situazione è stato quello di appoggiarsi ad una cooperativa, e questo percorso, che poi non ha visto l'inizio dei lavori, di fatto ha, esternalizzando i servizi, generato un debito che la parrocchia si è trovata a dover affrontare. La chiusura per Covid della casa ha definitivamente bloccato la funzionalità, e a quel punto abbiamo dovuto cercare una compensazione per pagare il debito e abbiamo dovuto mettere in gioco la stessa proprietà dell'immobile, che è un'azione dolorosa, sofferente per l'ente parrocchia, ma che era l'unica risorsa che noi avevamo a disposizione. In questo momento la speranza è che la cooperativa, che non è ancora proprietaria dell'immobile ma che ci siamo impegnati per il trasferimento appena sarà possibile, possa garantire un utilizzo comunque sociale dell'immobile, che è la nostra speranza. In questo caso mi sembra che offrire la possibilità a questi giovani che lasciano la loro casa in cerca di una soluzione migliore per la loro vita possa essere un bel modo per riutilizzare queste risorse in vista sempre di un sostegno a persone in difficoltà. Questa è la speranza che abbiamo. La proposta che è stata lanciata questa sera, un po' tra le righe, di un eventuale acquisto esterno al di là della cooperativa, quindi qualcuno che si faccia carico del debito, come potrebbe essere visto dalla Curia in questo caso? Diciamo che la Curia è un ente che controlla la parrocchia. La parrocchia non ha risorse da investire nella casa di riposo e ha un debito da pagare. Quindi chiunque si presenti con la disponibilità a pagare il debito può contare sulla possibilità di disporre dell'immobile. Naturalmente bisogna rivedere un accordo fatto con la cooperativa, che è un soggetto che dovrà anche essere lui d'accordo ad un cambiamento, ma sicuramente la parrocchia non è in grado di investire altro denaro, con molto rammarico, in questa casa. Una casa di riposo che prima del Covid aveva comunque già questo debito e che una parte per i non autosufficienti era diventata inagibile. La cittadinanza un po' si chiede adesso, un po' quello che è, le domande che sono sorte, non essendo agibile ora lo è per accogliere questi migranti? Su questo bisogna chiarire molto bene i termini, perché la struttura è sempre stata agibile, ma non aveva l'autorizzazione ASL per persone non autosufficienti. Quindi una parte del dibattito della serata era viziato da questa non differenza. La casa è sempre stata agibile, non ha problemi strutturali, ma non ha i reparti per ospitare persone non autosufficienti. Chi è entrato oggi e sono persone in grado di svolgere le proprie funzioni fisiologiche, di andare in bagno da soli, di fare quello che serve per la loro vita, ed è una struttura più che adeguata. Quindi non è che si sta raccontando una storia diversa, è un utilizzo diverso da un presidio sociosanitario. Sindaco, si è chiusa questa sera una serata abbastanza movimentata, tema la casa di riposo e la cooperativa che gestisce i migranti arrivati in queste settimane, forse più il dente più avvelenato i fornesi ce l'hanno sulla casa di riposo. Sì, questa serata è stata voluta da noi come amministrazione proprio per far sì che fosse spiegato da parte della Curia o Don Claudio e una parte della cooperativa come si è arrivata alla chiusura della casa di riposo, perché tutti ci hanno, il comune non ha fatto niente, ma il comune non aveva potere in merito, la proprietà era della parrocchia gestita dalla Curia e il comune non aveva nessun potere in merito da intervenire. Penso che una parte degli intervenuti abbiano capito, poi c'è sempre chi non vuole capire perché fa bene così, perché o è fomentato da esterni o che, però secondo me è una serata che la parrocchia doveva fare 5 anni fa. So che noi l'abbiamo fatta adesso perché proprio eravamo stufi di prendersi
torti in faccia per conto di gente che ci spetta. Torti in faccia che in queste settimane sono dilagati anche attraverso canali non conformi forse al buon uso di cui si dovrebbe farne. Sì, guardi, io abitualmente non rispondo su Facebook perché proprio non mi tocca, i social non mi toccano, però a un certo punto quando vedi che la gente insiste ti viene voglia di rispondere a tono. E non ho ancora proprio risposto a tono, ma se rispondo a tono qualcuno, se vuole capire, capirà. Di fatto quindi il passaggio di proprietà non è ancora stato fatto, quindi è ancora la parrocchia proprietaria dell'immobile, la cooperativa gestisce appunto con un scopo sociale e sanitario e si è impegnata questa sera a gestire la situazione che secondo qualche fornese sembra che ogni tanto scappi un po'. Ma io devo dire che sono già andato due volte in questa cooperativa e come gestione la vedo abbastanza molto corretta rispetto all'altra cooperativa. Questi sono disponibili a interloquire col comune, siamo andati sia col CIS che col vice sindaco già inizialmente. È chiaro che la popolazione è rimasta un po' come d'azzondo anche noi, perché quando il prefetto a giovedì sera mi ha telefonato alle 6:30 dicendo che domani arrivano i profughi, verdi profughi, poi il giorno dopo ne arrivano 84, uno resta lì. Però purtroppo a emergenza il prefetto ha il potere di fare cosa vuole. Certo, la proposta avanzata oggi tra le righe di un acquisto esterno della casa di riposo, cosa ne pensa l'amministrazione comunale? Se mi portano l'importo finanziato da parte di privati, ok, comune, come ho detto prima in diretta, sicuramente noi daremo favorevole al progetto, purché ci sia la copertura finanziaria da parte di investitori, perché la trovo abbastanza. Cioè, prima andava a 3 milioni di euro, adesso siccome è un edificio chiuso e non, più, non si può più usare la deroga che c'era prima, bisogna rifare il progetto ex novo e secondo me con l'aumento dei prezzi che c'è stato da 3 milioni passeremo a 5-6 milioni di euro. Che qualcuno sia disponibile, se qualcuno c'è ben venga, noi gli daremo tutto il possibile, la mano possibile da parte comunale per quanto riguarda la questione tecnica, poi la finanziaria è un'altra questione.